c'è questa psicadelia che mi sta trascinando via. È un viaggio incredibile. Senti luci, colore. Wow. Minchia come stiamo. No, io non voglio le M, le patatine. Sì, dammene due. Il fuoco. Il fuoco. Il fuoco. Sì. Il fuoco liberatore. Il fuoco purificatore. Il viaggio. Sì, sì. Il vino Veritas, eccolo qua. È psichedelico anche il vino, guarda. Psichedelia. Yeah, portami via. Sì. Ero qua. Sì. Mi metti qui. Beviamo. Aspetta. Come ne ho il bosco? Però sono di notte. Però che dico, sono cose che mi scordo di te, mi scordo di te. Mi scordo di te. L'anno seguente la formazione che aveva un altro nome praticamente fa sì che Peter Hammill, il cantante, entri in studio registrazione per registrare il suo primo album, anche il suo primo album solista ovviamente, e in qualche modo si trova in mal partito con una serie di musicisti e richiami da membri della sua vecchia formazione arrivarono, cominciarono a registrare, e quello che uscì fuori fu The Aerosol Grey Machine, a nome Vanderbilt Generator, non era più un disco solista, era diventato un gruppo che ha segnato poi uno di noi parte i liberi, uno porta unificato ben preciso della musica progressive all'epoca si diceva musica pop, poi stiamo parlando del 1968. Già nel 70 c'era un cambio di giorni con H2. Noi ci ascoltiamo adesso dai Vanderbilt Generator.